Passiamo invece al 4,51, dovrebbe rappresentare il top di gamma della linea Trooper, sempre 5 pollici, sempre 8,54 per 480 pixel la risoluzione. Anche in questo caso Android nella versione 4.4 KitKat, processore quad core da 1.2 GHz, dovrebbe trattarsi in questo caso di uno Snapdragon, 5 megapixel fotocamera posteriore con doppio flash LED, qui in basso l'altoparlante di sistema, mentre VGA quella anteriore. I tasti di Android sono al di fuori dello schermo, si tratta di un dispositivo con tecnologia dual SIM, 4 GB di memoria interna, anche in questo caso purtroppo 512 MB di memoria RAM. Per quanto riguarda le colorazioni dei tre modelli, il 4,50 arriverà in colorazione da silver, silver classico, rosso e blu, mentre il 4,50 arriverà nella sola colorazione black, mentre il 4,51 arriverà nella colorazione black e white. Per quanto riguarda disponibilità e prezzi, anche qui non ci hanno dato un'informazione definitiva, ma ci hanno comunicato che i tre modelli non dovrebbero superare la fascia dei 199 euro, quindi è verosimile un piazzamento fra i 100 e i 200 euro. Per quanto riguarda disponibilità, nella prima metà del 2015. Anche per questo video è tutto, un saluto da Salvatore.